Allora, no, tornerei sul tema delle condizioni della detenzione, perché è vero, in Italia il carcere dovrebbe essere riabilitativo e non punitivo. Dopodiché ti invito a farti un giro nelle carceri italiane, a vedere le condizioni nelle quali vengono Sono tenuti i d'accordo. detenuti, e su quello bisogna intervenire, Su quello perché il sono d'accordo. garante dei diritti delle persone private della libertà continua a fare relazioni drammatiche sul sovraffollamento, sulle condizioni che vivono le persone detenute, sui mancati controlli nei confronti della polizia penitenziaria, e poi vengono fuori Santa Maria Capua Vetere, che è una vergogna che un paese civile non dovrebbe mai vivere. Lo è come il caso Carlo Giuliani, lo è come il caso Stefano Cucchi, e a maggior ragione tutti questi anni dopo succedono ancora cose così all'interno delle carceri. Lì bisogna intervenire, perdonami, non sulla No, legge il caso Carlo Severino, Giuliani. non sulla legge Severino, e qui ci torno. Secondo me è giusto che una persona venga riabilitata dopo che ha scontato la pena. Mi spiace, però non si candida per rappresentare i cittadini e i cittadini e per amministrare il paese. Fa altro, è riabilitata, fa altro.